Sarà questo consapevolmente un video molto intimista, molto giochiato in chiave personale, che tende di non ammaestrare nessuno. Ed è dettato dalla visione di un video che mi è stato proposto dal mio amico Tommaso Milano. Un video che ha come titolo Saremo transumani, ma ho visto che ne ha fatto poi una serie di questo tipo e che cercano in qualche modo di far prendere coscienza attraverso una serie di immagini, attraverso un discorso, insomma, molto abbastanza studiato, diciamo così, di quello che è il futuro possibile, insomma, in balia del genere umano, in balia di una manipolazione della coscienza attraverso onde, attraverso micro-nanoparticelle spruzzate attraverso le scie chimiche in modo tale da ottenere una riprogrammazione cerebrale portata al consenso, portata alla condiscendenza a qualsiasi input venga dato, a qualsiasi esigenza venga data da chi manipola il potere e quindi la tecnologia. Almeno per quello che riguarda strumentalizzazione che è stata fatta delle onde dell'elettroencefalogramma, insomma, avrei qualcosa da dire. Come neurofisiologo, insomma, ho lavorato e ho letto decine di migliaia di elettroencefalogrammi, insomma, e quindi sull'uso che se ne possa fare dal punto di vista poi pratico, insomma, così avrei qualcosa da dire, ma mi astengo. Invece volevo fare qualche considerazione mia, molto, molto personale, sulla visione del futuro che emerge da questi video e sulla sensazione che lasciano e su quello che poi è la mia invece impressione del futuro. Allora partiamo da questa ultima cosa, dalla mia sensazione del futuro. Io penso che il futuro che ci aspetta come genere umano sia molto, molto triste. Ho una visione pessimistica del futuro. L'ho già anche detto, anche semplicemente dal punto di vista demografico. Penso che non possiamo continuare su questa scia e che qualcosa accadrà. Penso che si sommeranno una serie di fattori negativi che influiranno molto sul nostro modo di vivere e anche sulla nostra possibile esistenza su questo mondo. Una serie di fattori che sono la conseguenza anche semplicemente del nostro tipo di sviluppo. Tipo di sviluppo che non è più, non credo sia facilmente modificabile o influenzabile, dato che il mondo della tecnica ha il predominio e dato che il mondo della tecnica condiziona a questo punto il mondo dell'economia, c'è cioè un interrapporto stretto tra i due, quindi insomma, dato il fatto che, per esempio, c'è uno squilibrio sempre crescente tra la redistribuzione dei beni e il mondo della tecnica non rispetta, insomma, ha le sue leggi, il suo modo di divenire e non rispetta i beni essenziali, insomma, che aumentando la popolazione e dato il fatto che giustamente la popolazione più povera ambisce alla stessa qualità di vita della popolazione più ricca, non è sostenibile questa cosa dal pianeta. E allora una visione negativa del futuro. Penso che succederà qualcosa, insomma, che condizionerà pesantemente la nostra esistenza di uomini sulla Terra, insomma. E stiamo senza rendercene conto, rendendo invivibile il pianeta e che questa cosa non durerà tantissimo. Non lo so, qualche decina d'anni forse. E poi ne pagheremo delle conseguenze molto serie, impreviste. Non c'è neanche bisogno di una guerra, non c'è neanche bisogno di una grande manipolazione, perché abbiamo già innescato un meccanismo. È come se un organismo, che può essere un corpo umano, a un certo punto dovrà morire, perché vivendo in qualche modo già mette le premesse per la sua morte. Il tempo è sufficiente per far sì che a un certo punto questo organismo cessi la sua potenzialità di vita e quindi muoia. Così un organismo più grande, che può essere il genere umano, penso che a un certo punto smetterà di esistere, oppure si ridurrà a una dimensione tale da riuscire ancora a trovare un compromesso vitale con l'ambiente in cui si inserisce, insomma.
Succederà, forse è fisiologico, non lo so. Sta di fatto che, data la crescita, anche semplicemente in termini demografici, di popolazione avvenuta nell'ultimo secolo, questa situazione, insomma, di declino si sta avvicinando. Di quanto? Non lo so. Ma penso che ormai sarà inevitabile. Quindi penso che non ci sia neanche bisogno di tanti complotti, di tante cose, perché automaticamente succederà così, insomma, fisiologicamente. Non c'è bisogno di pensare alle onde, alla manipolazione, queste cose qua, insomma. Che vantaggio ne hanno, insomma, anche quelli quando tutti quanti poi cadremo in una determinata cosa, insomma, no? Chi mandava i gas durante la guerra mondiale, la prima guerra, sul nemico, ma poi il vento glieli portava indietro, anche loro morivano intossicati dallo stesso gas. È inutile andare a pensare a tante cose, insomma, è chiaro che, insomma, se noi inondiamo l'atmosfera, non è che poi chi la inonda viva in una bolla di vetro, anche lui sarà in qualche modo sottoposto alle stesse conseguenze, insomma. Quindi è anche mio per pensare a dei complotti che si utilizzino strumenti tecnologici, gas, cose diffuse nell'atmosfera, che poi ricadono lo stesso in chi li produce. Ma ciò nonostante succederà, quindi bene o male. Ritornando a me stesso, io penso che, come nel momento in cui vivo, diciamo, non sono venuto al mondo per mia volontà, ma ho accettato e trovo che la vita sia bella, quindi ho accettato di vivere, nel momento in cui io mi adatto a questa vita, lo faccio anche coscientemente, sapendo che questa vita finirà. Insomma, nel corso della mia vita ho elaborato l'idea della mia fine, della mia morte. E così penso che tutti noi, se vogliamo vivere, o se viviamo, se abbiamo deciso, non so chi l'ha fatto per noi, ma in qualche modo ci siamo adattati bene al fatto di vivere una vita al di sopra delle nostre possibilità. Insomma, a un certo punto abbiamo deciso di sfruttare a nostro vantaggio le risorse del pianeta, gli equilibri esistenti tra le varie specie, uomo, animali e così via. E abbiamo deciso di vivere meglio, in maniera, diciamo, controllata, supportata tecnologicamente. A questo punto abbiamo accelerato la nostra fine e dobbiamo essere consapevoli che questa fine ci sarà. Cosa può succedere nel frattempo? O riusciamo a trovare una strategia per uscire da questa situazione? E la strategia per uscire da questa situazione non può essere che quella di rinunciare alla nostra ricchezza, quella di abbandonare un mondo tecnologico e di vivere con un ritorno alla natura, diciamo, ai consumi essenziali. Si potrebbero dire tante cose, ma insomma la sostanza è questa. Quindi non tutti dovremmo diventare più ricchi, ma dovremmo diventare tutti più poveri, in modo tale da poter sfruttare in maniera intelligente e ben distribuita le risorse del pianeta. Questo forse ci potrebbe garantire una maggior sopravvivenza. Riusciremo a fare questo? Ecco, io non lo credo. Non credo che ci sarà un potere, oppure ci sarà la possibilità di creare un equilibrio, una solidarietà all'interno del genere umano, tale da consentirci di vivere tutti più poveri, ma in maniera armonica, di essere tutti, diciamo così, uguali nel possesso delle risorse di questo mondo, di usarle intelligentemente per soddisfare i bisogni essenziali, di rinunciare alla tecnica, quindi di rinunciare in qualche modo anche a quello che il denaro, quello che la finanza promette, e quindi di salvarci da una morte prossima, di rimandare, di diventare più vecchi, diciamo così, come genere umano. Quindi di rimandare questa fine. Penso che questa fine è abbastanza prossima. Fine, insomma, oppure grande ridimensionamento, diciamo così. Anni, decenni, non credo secoli. E
Allora si tratta di vivere come quando si vive, e lo dico per quello che mi riguarda, da vecchi. Si vive consapevoli che questa cosa succederà, che è un fenomeno naturale, insomma. Abbiamo scatenato le premesse perché questo fenomeno sia un fenomeno ormai naturale, insomma, inevitabile, come la morte di un individuo. E allora, se io so di dover morire, posso vivere questa vita che mi resta in maniera allarmata, tragica, pensando che ci sia qualcuno che vuole la mia morte, ci siano i ladri che stanno cercando di condizionarmi per venire in casa mia, per ammazzarmi prima, eccetera, eccetera. Oppure posso cercare di vivere più intensamente possibile e di dedicare questo tempo che mi resta a quello che mi piace, a quello che di giorno in giorno trovo più significativo per rendere più densa, più utile la mia vita, che può essere anche quello di fare qualcosa per il mio prossimo, ritrovare determinati legami, determinate cose che altrimenti avrei magari trascurato per fare altro che avrei ritenuto più importante, accettando quella che sarà un'inevitabile fine, almeno per il mio organismo, sarà la morte. E qualsiasi altra cosa diventa abbastanza inutile. Devo vivere consapevole che succederà questo. I meccanismi, i messaggi, diciamo, allarmistici, quelli che tendono a spaventare la gente, a far prendere coscienza attraverso la paura, attraverso il prospettare un qualcosa che accadrà di tragico, in genere non funzionano. In genere danno un po' la sensazione che si è fatto qualcosa, che la responsabilità è anche tua e che quindi devi agire, ma poi in realtà non ti dicono come devi agire, al di là del fatto di prendere coscienza. Ma prendere coscienza non vuol dire automaticamente avere una direzione per l'azione. Anzi, spesso vuol dire ritirarsi dall'azione. Chi fuma lo sa bene, insomma, che continua a fumare nonostante che sta scritto nel pacchetto di sigarette che il fumo uccide. Semmai si tratta in qualche modo di condividere la responsabilità che si avverte, trasferire anche sugli altri, o di voler indurre anche sugli altri un senso di colpa. Questo senso di colpa è anche semplicemente quello di non fare abbastanza, di non fare niente contro un potenziale nemico che noi diciamo esistere, insomma, no? Esistono questi manipolatori, esiste questo potere occulto. A un certo punto tu che fai? Non fai niente per ribellarti a questo. Allora sei colpevole anche tu, come gli altri, insomma, no? Vuoi anche tu la tua morte. Nel fare questo però rimane una impotenza comunque in chi riceve questo messaggio, il quale può soltanto sfogarsi a parole o a fatti, ma o a fatti come? Distruggendo tutto, insomma, con dei comportamenti che poi sono inadeguati al fine che si vorrebbero proporre, anche il senso di colpa. Io non accetto di vivere con un senso di colpa. È vero che la mia generazione ha ricevuto un mondo dai propri genitori, ha sfruttato questo mondo, ha creato una ricchezza e ha usato una ricchezza al proprio vantaggio, e adesso questa generazione rischia, come dicono molti, di lasciare ai propri figli, ai propri nipoti, un mondo peggiore di quello che ha ricevuto dai propri genitori. Cosa che, insomma, viene attribuita come colpa a questa generazione. Per quello che riguarda la mia sensazione individuale, non mi sento in colpa. È successo che ci sia stato questo, favorito molto probabilmente dalla tecnica, da una situazione particolare che ha permesso uno sfruttamento particolare delle ricchezze, tutta una serie di situazioni, insomma, no? Che ha permesso alla mia generazione, ma non soltanto alla mia generazione, ha permesso alla popolazione mondiale di crescere, diciamo, in maniera esponenziale in questi anni. È passata da 2 miliardi a 7 miliardi e mezzo di persone nel mondo, da quando sono nato io. È successo qualcosa che fa sì che non lasceremo un mondo ai nostri figli come quello che abbiamo trovato. Per quello che riguarda la mia responsabilità individuale, perché dicevo all'inizio, sto facendo una riflessione molto intimistica, molto individuale, insomma,
che mi riguarda, che riguarda soltanto me. Io non mi sento in colpa, nel senso che ho la sensazione di avere vissuto la mia vita in maniera tale da non eccedere mai i consumi, di non aver sfruttato in maniera inadeguata lavoro altrui, risorse altrui e così via. Ho dedicato buona parte della mia vita a un lavoro per gli altri, senza sfruttare queste capacità. Anche quello che sto facendo semplicemente qui, in questa fase della mia vita, è un qualcosa che faccio al di là di qualsiasi bisogno di guadagno, perché penso che quello che ho mi basta. Ho sempre cercato di essere contenuto anche nei miei consumi, di prendere una cosa usata, se posso evitare di prenderne una nuova. Ma anche qui non è facile. Il sistema vuole che si consumi, no? E quindi anche nel momento in cui tu fai una vita che si oppone ai consumi, in qualche modo dovresti assumerti la responsabilità, per esempio, del fatto che se tu non compri cose nuove, l'industria non produce, operai vanno a casa. È complessa la cosa. Ma non mi sento responsabile, quindi voglio vivere senza avere un senso di colpa, di sapere che quello che succede nel mondo di brutto succede per colpa mia o è successo per colpa mia. Probabilmente è stato un processo, probabilmente abbiamo innescato un meccanismo mostruoso che è andato avanti così e continuerà ad andare avanti così, probabilmente legato anche dal fatto che ci sono interessi, che uomini sfruttano altri uomini, ma io non sono tra questi sfruttatori. Allora mi si dice, ma tu potrai combattere chi sfrutta questi altri uomini? Ho cercato di meditare su questo. Non ho la forza, non ho le risorse, non ho le cose, ma nella mia vita ho cercato anche di fare questo, di farlo attraverso quella che era una volta l'uso della politica, cioè di scegliere un partito che poteva garantirmi di stare dalla parte di chi non aveva il potere, di stare dalla parte degli altri. Ma anche questo non è bastato, è stato risucchiato anche questo. Quando mi illudevo di poter combattere in maniera collettiva contro questo, l'ho fatto. Al di là di questo non voglio altri sensi di colpa. Non guardo la televisione, riferendomi poi al documentario che ho visto, insomma, quello di Tommaso Milano. Non guardo più la televisione, non mi piace. Cerco di raccogliere dai libri, dalla letteratura, il più possibile delle visioni che abbiano a che fare con l'uomo, con le idee che hanno governato il mondo, e di leggerle, di ritrasmetterle, perché penso che questo aiuti a pensare. Cerco di estrarre da quello che leggo il meglio del pensiero degli uomini. Pensiero non ancora condizionato da tutte queste onde elettromagnetiche, insomma, da tutte queste micro, nano, particelle distribuite dalle scie chimiche o altro. È un pensiero che sta nei libri, anche di 100 anni fa, di 150 anni fa. Arriverà questo pensiero? Non lo so. Certo è che a osservare le visualizzazioni dei miei video, c'è da pensare che arrivi poco, che si preferisca il pensiero invece allarmistico che vede un futuro catastrofico. Un futuro catastrofico fatto di complotti, fatto di poteri occulti che agiscono in maniera interessata e distruttiva nei confronti del genere umano, di manipolazione. Io cerco nel mio piccolo di far sentire, di trasmettere come l'uomo, l'individuo, nei suoi piccoli rapporti, pensa, si commuova, senta, agisca, dando una visione il più possibile ampia, guardando questo essere umano da tanti punti di vista diversi, in modo da non avere una visione così unitaria, così anche strumentale, cercando di capire attraverso la letteratura cos'è l'essere uomo, cosa si nasconde realmente nel suo pensiero conscio
e nel suo inconscio? Cosa lo muove ad agire, al di là dei grandi poteri occulti che lo manipolano? Come si muove in questo spazio di vita che lo porterà inevitabilmente alla morte? E quindi anche come elabora il pensiero della propria fine e della propria morte, che ritorna molto spesso in letteratura. Moriremo tutti come genere umano? Saremo destinati alla fine? Ebbè, pazienza. Io ho fatto quello che ho potuto nel mio piccolo. Non sono in grado di oppormi. Ho elaborato la mia fine e lasciatemi tranquillo. Non voglio subire altri sensi di colpa che poi mi vengano dati, suggeriti, proposti da altre persone, da altre cose, che non hanno diritto di interferire sulla mia vita e del fatto che ho vissuto la mia vita consapevole di averla vissuta bene, non facendo del male a nessuno e non cercando di influenzare negativamente ai fini dei miei interessi nessuno. E in questo senso lasciatemi stare tranquillo. La fine è vicina? Bene, insomma, io da questo punto di vista posso solo dire che ho vissuto abbastanza, la mia vita l'ho vissuta, sarà fra 10 anni, sarà fra 20 anni, la fine l'ho già elaborata. Lasciatemi vivere quello che mi resta, stando un po' tra i miei libri. Quello che mi piace, quello che faccio, non toglie niente a nessuno. E se si tratta di abbassare il mio tenore di vita in nome di un benessere collettivo, sono disposto a farlo. Nel mio piccolo cerco anche di diffondere un minimo di cultura, quello che mi viene dai libri, dalle conoscenze che ho avuto, se ci riesco. Forse non ci riesco, pazienza. Lasciatemi in pace. Non mi sento responsabile dei destini del mondo e non voglio che nessuno venga a farmi lezione su come poteri occulti agiscono sulla nostra umanità e su come devo ritornare a una vita di natura. Le mie riflessioni so farle da solo e le informazioni che voglio andarmi a prendere le so prendere da solo e non voglio sentirmi appioppare sensi di colpa che non avete il diritto di buttarmi addosso con immagini, con messaggi in qualche modo catastrofici e colpevolizzanti.